c'è una bancarotta dell'umanità alla quale non si vuole porre riparo. Così ieri Papa Francesco, i movimenti popolari, la situazione dei migranti e dei rifugiati è obbrobriosa. Per questo la prima parola pronunciata a Lampedusa è stata vergogna. Tensione ieri a Firenze in occasione della seconda giornata della Leopolda, scontri in strada tra forze dell'ordine ed antagonisti alla kermesse organizzata dal PD e dal Premier Renzi. Il bilancio parla di 12 agenti feriti, 10 dei quali per ustioni dovute ad esplosione di grossi petardi e bombe carta. Stava attraversando i binari per avvicinarsi alla stazione di Bagheria mentre ascoltava musica con le cuffie. Questo è il racconto del macchinista del treno che ha travolto il 16enne Giuseppe Polizzi di Termini Imerese, che non avrebbe sentito così il convoglio in arrivo. Il procuratore di Macerata ha aperto ieri un fascicolo di indagine per verificare i fatti relativi al crollo del campanile della chiesa di Santa Maria in Via a Camerino. Sono salite a 30.000 le persone assistite dalla Protezione Civile. Siamo stati rapiti per errore, queste le prime dichiarazioni ai magistrati di Danilo Calonego e Bruno Cacace, i due tecnici italiani rilasciati ieri insieme all'italo-canadese Frank Boccia dopo il sequestro dello scorso 19 settembre in Libia. Donald Trump è stato letteralmente strattonato dietro le quinte da due agenti della sicurezza durante il comizio di ieri a Reno, nel Nevada. Dopo un improvviso trambusto sotto il palco, una persona è stata bloccata ed arrestata. Trump ha ripreso affermando: «Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile per noi, ma non ci fermeranno mai». Termina in parità il big match della 12ª giornata di Serie A. Allo stadio San Paolo il Napoli passa in vantaggio in apertura di ripresa con Marek Hamsik, ma dopo appena 87 secondi la Lazio pareggia grazie alla rete di Keita. Nel primo anticipo dominio del Torino, che ha vinto 5-1 contro il Cagliari, trascinato dalla doppietta di Belotti. Periodo fortunato per Andy Murray. Il britannico approda in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy senza nemmeno giocare, approfittando del forfè per problemi fisici di Milos Raonic. Murray lunedì diventerà così il nuovo numero uno al mondo, scalzando Djokovic dopo 122 settimane. In finale lo aspetta oggi lo statunitense John Isner, che ha battuto Cilic in due set. I due anticipi della sesta giornata del campionato italiano di basket si chiudono entrambi con una vittoria esterna per un punto. Sassari centra il primo successo stagionale lontano da casa espugnando Pistoia, mentre serve l'extra time a capo d'Orlando per battere Brescia, decisivi 33 punti realizzati dall'uruguaiano Fittipaldo. Tempo irregolarmente nuvoloso con piogge al nord, molto instabile sulla fascia tirrenica e sulle zone interne appenniniche. Peggioramento e fenomeni in serata sulla Campania, mari da molto mossi ed agitati.